Un caffè con l'esperto è offerto da Birra Antoniana, Uno Magazine e Monterosso Costruzioni Generali. Ben ritrovati a Un caffè con l'esperto, siamo qui presso lo storico Caffè Pedrocchi e finalmente davanti a me c'è un giovane. Non me ne vogliano gli altri ospiti finora intervenuti a Un caffè con l'esperto, però vogliamo aprire appunto le nostre porte di questo caffè, che appunto le porte aperte sia in un senso che nell'altro, ai giovani imprenditori. Sì. Alberto Franceschi è fondatore e presidente di Hide & Jack. Intanto grazie Alberto per aver così risposto al nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Tu sei per il momento il più giovane finora degli intervenuti, 24 anni, nato a Campo San Piero, sotto il segno dell'Ariete, sei il secondo genito di Fabio Franceschi, che abbiamo già avuto qui ospite a Un caffè con l'esperto, ed è il patron di Grafica Veneta, un imprenditore molto importante, tra i leader nel proprio settore a livello europeo. Ma insomma, un papà così importante ti pesa o ti aiuta? Da un certo punto di vista pesa, nel senso che comunque le esigenze che ha sono sempre importanti, infatti è quello che magari mi ha aiutato comunque in 2 anni a avere i risultati che ho, perché comunque diciamo il voto ottimo non era mai abbastanza, quindi sia un aiuto che la forza da andare avanti. Quindi un allenatore e sparring partner, sì, allo stesso tempo, quindi è un po' e andargli contro è la cosa più difficile. È un po' anche incontentabile, mi pare. Sì. Allora, tu sei fondatore e presidente di questa azienda che si chiama Hide & Jack. Hide, proprio come Mr. Hyde. Esatto. E cerchiamo di capire qualcosa di più. Di che si tratta? In poche parole, io all'incirca 22 anni, quando stavo andando ancora all'università, ho brevettato una calzatura che aveva una tomaia intercambiabile. Fondamentalmente questa calzatura aveva la possibilità di cambiare personalità. Proprio per questo deriva il nome dal romanzo scozzese Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché tu potevi cambiare durante la giornata, a tuo piacimento, la parte esterna della tomaia. E questa intuizione dove l'hai avuta e quando? Al bar con degli amici, quindi proprio... Ma non eri in Italia? Assolutamente, ero a Miami con i miei fratelli quando mi è venuta l'intuizione vera e propria, quando comunque mi avevano lasciato fuori da un locale perché non avevo la calzatura adatta secondo loro. Ma per bacco, avete capito, non aveva la calzatura adatta e lui per ripicca ha detto adesso mi invento io una calzatura. Sì, loro sono molto fiscali su queste cose. Esatto, sì, molto fiscali, mi hanno lasciato fuori. Poi ho pensato come fare per cambiare look in velocità, e poi al bar con gli amici, abbiamo tergiversato in un bar e mi è venuta in mente questa cosa. Vedete, ad esempio le start-up cosiddette, o le idee, insomma, come diciamo noi di una certa età, vengono proprio in funzione di determinate difficoltà anche banali. Come l'episodio che è accaduto ad Alberto, quello di essere lasciato fuori dalla discoteca perché non aveva la calzatura adatta. E quindi tu hai immaginato da giovane e soprattutto intraprendente, perché non inventarsi una calzatura che possa di volta in volta adeguarsi. Esatto. E quindi mi par di capire che forse il tuo, come dire, fil rouge è proprio quello di permettere alla persona di modificare le proprie calzature nel corso della giornata in base alle circostanze. Come si sente? Com'è la sua personalità della giornata? Magari uno si sente un po', vuole stare più casual, magari mette un colore più chiaro, ma questo ci ha dopo portato comunque a creare questo sentiment anche nel resto delle collezioni che abbiamo fatto. Infatti adesso anche per esempio le nostre scarpe sono molto minimal ma strong, nel senso un colore blu con una suola rossa, che è il pezzo più venduto. E questa, diciamo, idea è piaciuta e sta veramente... Piace talmente tanto che sembra che i conduttori di amici abbiano scelto le tue, com'è la pronuncia esatta? Sneakers, per appunto indossarle durante la trasmissione. Sì, sì, abbiamo questa fatto... Questa è una bella soddisfazione. Abbastanza, sì. Abbiamo fatto una collaborazione con loro, ma di soddisfazione per fortuna col sacrificio e lavoro ne ho avute parecchie. Anche abbiamo vestito Jorge Lorenzo, che comunque è campione del mondo del MotoGP, abbiamo visto anche molti calciatori. No, ci stiamo dando da fare, vediamo che il prodotto risponde al mercato e ci dà molte soddisfazioni.
Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo edifici residenziali, commerciali e industriali. Ristrutturazioni, consolidamenti e risanamenti. Siamo specializzati in edifici classe A e A+, anche per restauri. Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo le soluzioni più adatte al vostro stile di vita. Tu hai citato i calciatori. C'è un calciatore che probabilmente è entrato, come dire, in maniera involontaria nella tua vita, perché ricordiamo che, insomma, tu, pur essendo così giovane, hai già, come dire, calcato le pagine dei giornali di gossip, sì. No? Quindi facciamo anche noi un po' di, sì, gossip. È vero che nella prima parte, no, di questa tua iniziativa imprenditoriale sei stato affiancato dalla tua ex fidanzata, che si chiama Alice, che è una fashion blogger, no? È vero che ti ha dato una mano nel presentare il prodotto, oppure, insomma, mi ha supportato, diciamo. Ti ha supportato. Sì, sì, sì. Di solito le fidanzate sopportano, però in questo caso no, ti ha supportato. No, ero io un po' che sopportavo lei, però mi è stato d'aiuto, sì, per gli anni in cui abbiamo la mia avventura è iniziata quando stavo con lei, e comunque mi ha dato molti consigli, mi ha aiutato, mi ha più che altro fatto stare focus nei miei doveri. Caro. Invece parliamo delle cose piacevoli, dei sentimenti attuali. Tu, se non sbaglio, attualmente sei fidanzato con Natasha, sì, che è la figlia del cantante Umberto Tozzi, lo dico per chi non lo sapesse. Sì, sì. Dove vi siete conosciuti? Lei comunque ha i genitori qui di Padova, e allora ci siamo conosciuti qui in zona Largo Europa, eccetera. Abbiamo amici in comune, ci hanno presentato e da lì è nato tutto. Io, anche se sinceramente pensavo, sono uscito da una storia di 5 anni, per un po' sto da solo, ma invece ho trovato la persona che fa per me, che mi aiuta e che... lei adesso stiamo collaborando bene assieme, perché ha buone idee, è molto in gamba in quello che fa e mi sta dando una grossa mano. Senti, qualcuno magari ti avrà dato del figlio di papà. Tu che rispondi a queste provocazioni? È un commento comunque che arriverà sempre, ci sarà sempre, anche se magari un giorno avrò la fortuna, anche se veramente come scalare l'Everest, di superare mio papà. A me basterebbe la metà, sinceramente, però comunque per forza non lo toglierò mai, come tra virgolette. Ma qual è la cosa che più ti avvicina, diciamo, al carattere, all'esperienza di tuo padre, e la cosa che invece per la quale veramente tu trovi delle differenze sostanziali? Lui è molto più forte nel rischiare, io invece no. Non sono ancora un imprenditore tale da poter rischiare, eccetera. Io lotto con un bastoncino, lui lotta con il carro armato. E quindi, quindi c'è una bella differenza in termini, sì, di... Infatti tante scelte le faccio fare a lui a volte, perché sa, le ha già fatte fondamentalmente. Il settore è diverso, perché comunque lui fa un servizio, vende un prodotto finito. Però una cosa che tu sai fare molto meglio di tuo padre, del buon Fabio, non me ne voglia Fabio, secondo me è l'uso dei social network. Qui veramente sei imbattibile, cioè, quindi usi molto Facebook e Instagram, vedo, e questo ti ha portato ad avere parecchi followers e di conseguenza anche ad aiutare il tuo marchio. Sì, fondamentalmente io curo e uso i miei social media per quello, perché alla fine tu devi vendere una storia, perché quando tu hai un marchio tutti fanno scarpe o abbigliamento, perché noi abbiamo un marchio di abbigliamento a 360 gradi, devi vendere la magia, e per vendere la magia devi vendere anche un modo di vivere. Infatti io comunque nei miei social network la gente vede sempre che io vesto la mia scarpa, e magari quindi lo prende come cerca di copiarmi fondamentalmente. Io spero di dare un buon messaggio, e credo di averlo dato, anche perché comunque tante persone mi scrivono lettere positive, cioè io cerco comunque di aiutare tutti. Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo edifici residenziali, commerciali e industriali. Ristrutturazioni, consolidamenti e risanamenti. Siamo specializzati in edifici classe A e A+, anche per restauri. Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo le soluzioni più adatte al vostro stile di vita.
Salve, sono Claudio Campagnolo. Vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. C'è una cosa che mi ha colpito, ad esempio, a proposito, tu dici, hai detto in un'intervista precedente che la camicia se poi la eviti, no? Per andare in giro con gli amici spesso ti piace indossare dei vestiti casual, un jeans molto semplice, un maglione girocollo con delle trame particolari, invece per il lavoro prediligi un look classico ed elegante, ma con attenzione ai dettagli, come la cravatta abbinata al colore dei gemelli o del cinturino dell'orologio. Sì, tutto più cinturino orologio che più cinturino orologio, ma è per quello che mi è nata proprio questa cosa delle covere intercambiabili della scarpa, perché comunque puoi abbinare la scarpa anche se cambi la cintura o... Ma questa cosa qua è una cosa proprio tua, spontanea? Sì, personale, cioè non... spontanea, sì, ma. Sì. Senti, perché dici sempre in questa intervista che tutto agire in questo modo dona un tocco di stile in più al tuo outfit? Cos'è l'outfit? L'outfit, detto volgarmente, può essere come uno si veste la mattina, come per quanto riguarda l'occasione, proprio a 360 gradi. Come si vestono i tuoi coetanei, secondo te? Si vestono bene, male, con attenzione? Io credo che soprattutto qui nella nostra regione ci siano abbastanza stili. Infatti noi come regione siamo quello più all'avanguardia. Prima vai in Veneto, poi parte in Lombardia. È strepitosa questa notizia. Sì. Cioè praticamente nel campo della moda, intendi? Sì, la gente, i veneti hanno molta visione nel campo della moda, sì. E questo è dovuto a che cosa, secondo te? Non me lo so spiegare. È proprio probabilmente una cosa anche ai bei negozi che abbiamo comunque in Veneto, pochi punti di riferimento, ma ci sono anche i fortissimi agenti per quanto riguarda il mio settore che abbiamo in Veneto, come il mio caro amico Fabio Gatto, che è il nostro agente per quanto riguarda il Veneto. Sono questo mix di sinergie che fanno sì che comunque la gente in Veneto sia molto più esclusiva, si vesta molto più. Senti Alberto, io concludo sempre le interviste all'ospite con una domanda. Chiedo all'ospite di ripensare alla sua vita e capire se c'è una foto, un oggetto o un ricordo a cui è particolarmente legato. Tu sei molto giovane, ma senz'altro avrai qualcosa che si è fermato nella tua memoria come un punto cardine della tua esistenza. Ce lo puoi dire? Certo, io ho questo braccialetto qui. Questo braccialetto qui che mi ha accompagnato dalla prima comunione all'incirca. Addirittura dalla prima comunione? Sì, sì, ce l'ho sempre con me. Chi te l'ha regalato? I miei genitori. I tuoi genitori? Sì, sì, sì. E quindi per te questo ha un valore affettivo molto, molto importante. E che cosa abbini con questo braccialetto? È nero, quindi puoi abbinare tutto. Quindi, il nero, come diceva qualcuno, sta bene con tutti. Come senti, l'allarme atomico ci dice che il tempo è scaduto. Io ringrazio Alberto Franceschi e ti auguro tanta fortuna per questo tuo Hidden Jack, questo nuovo brand che sta evidentemente molto ma molto interessando i giovani come te. E con questo è tutto dallo studio televisivo più bello di Padova. Claudio Campagnolo vi saluta. Questa è stata un'altra puntata di Un caffè con l'esperto. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Birra Antoniana, Uno Magazine e Monterosso Costruzioni Generali.